Fratelli e sorelle nerazzurre, buon pomeriggio a tutti. Adesso è arrivato di nuovo il campionato. È tornato il campionato dopo questa sosta immensa. Siamo tornati, stiamo tornando. Questa sera si va al San Paolo per vedere Napoli-Inter. Questa partita è complicatissima, ha un sapore particolare. Perché ha un sapore particolare? Perché c'è Gennaro Gattuso in panchina che non vede questa partita come Napoli-Inter, ma bensì come Inter-Milan o Milan-Inter, perché Gennaro Gattuso, non ci dimentichiamo, ragazzi, che è milanista nell'animo e che è anti-interista soprattutto. Quindi per lui sarà un derby questo, andrà con le unghie e con i denti, ma la stessa cosa farà Antonio Conte, se non peggio, e io di questo ne sono certa. È una partita difficile, una partita con un punto interrogativo grandissimo per il semplice fatto che dopo le soste dei campionati, di solito dopo le soste delle, scusate, non dei campionati, dopo le soste di Natale, dopo le soste per le nazionali e quant'altro, ma soprattutto quelle di Natale dove loro non giocano per niente, stanno 2 settimane a riposo nelle loro case con le loro famiglie in vacanza e quant'altro, non sappiamo che squadra ci ritroviamo. Quindi è un po' un'incognita questa partita. Grande Lazio, grande Lazio, e vi spiego perché grande Lazio, perché la Lazio è cinica e fortunata e per vincere le partite ci vuole anche quel pizzico di fortuna che non guasta. Per esempio l'Inter prende gol al 90esimo contro la Fiorentina, la Lazio li fa i gol al 90esimo. Ecco, la sostanziale differenza è anche questa. Ragazzi, che dirvi? Io volo, volo, volo al San Paolo. Vado a tifare come una pazza. Perderò la voce e sarò felice di perdere la voce perché per la nostra Inter questo ed altro tifate anche voi se siete a casa, mi raccomando, a squarciagola. Io non so come finirà questa partita. Ma comunque vada, ricordatevi di non fare disfattisti. Ricordatevi di non fare disfattisti perché questa è una partita di cartello, ragazzi. Non è una partita semplice, nonostante il Napoli abbia fatto risultati un pochettino, insomma, non abbia fatto dei buoni risultati, anzi, però io credo che stasera venga un po' più avvelenata rispetto al resto delle volte. Ma c'è anche l'Inter in campo, al San Paolo ci saranno anche i tifosi interisti, non solo quelli napoletani. Io mi aspetto una carica pazzesca dai nostri giocatori perché ce lo devono e perché ce lo meritiamo tutto, ragazzi. E allora che dirvi? Io tra 2 orette circa sarò fuori dallo stadio. Quindi, se siete nelle zone, fatemi sapere e ci salutiamo volentieri. Per questa sera un solo coro, un solo grido, ragazzi, sempre e solo Forza Inter! Ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene, sempre, sempre. Ecco la nuova maglia. Aspettate, ve la faccio vedere perché non l'avete vista. Questa è la maglia di quest'anno. Ecco, il nome è anche diverso da quello dell'anno scorso. Il numero rimane sempre quello perché è un portafortuna e non si cambia. Numero che portafortuna non si cambia. Ragazzi, che dirvi? Incrociamo le dita, speriamo bene e ricordatevi sempre che è una partita di pallone, è una partita di calcio. Sicuramente schiatteremo in corpo se dovessimo pareggiare, schiatteremo in corpo se dovessimo perdere, ma gioiremo come dei pazzi se dovessimo vincere. Quindi non demordiamo, continuiamo e andiamo sempre più avanti in campionato alla grande come stiamo facendo. Questa partita è un'incognita, ma io ho grande, grande fiducia di Antonio Conte e dei nostri ragazzi, fratelli e sorelle nerazzurre. Ricordatevi ancora una volta e non lo dimenticate mai che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, 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 Forza Inter!